questa era la sfida più grande, era questa, cioè non è detto che per ottenere questa grande, appunto, realisticità fosse necessario essere proprio nella realizzazione del film, diciamo, crudi, così asciutti. Sono stili meravigliosi di cinema, ma noi abbiamo provato a raccontare questa autenticità in un'altra maniera, e in questo sono stati, secondo me, molto importanti, è stato molto importante il lavoro fatto proprio con gli attori e sugli attori, nel senso che ciascuno di loro ha una forte caratteristica che li differenzia da quello che loro sono, diciamo così, di consueto. Non che non parlano bene, cose delle consuete, però diciamo, nell'interpretare questi ruoli, Riccardo si è sottoposto a ore di trucco, la barba, l'invecchiamento, perché come dicevo ci sono diverse epoche. Claudia, abbiamo detto, questo lavoro sulla sua fisicità anche dal punto di vista della voce. Alessio Boni, lo vedrete, so di aver fatto un torto a qualcuno, ma insomma un po' diciamo meno meraviglioso di com'è di solito, quello lo vedrete. E la stessa cosa anche Edoardo, che ha un tipo di trucco che lo imbolsisce, lo lega al passato, nostalgicamente, insomma questo è... Amico, parlo. Sì, parlo un accento pugliese di cui lui mi sta già chiedendo, come dire... Fare la fine di quello che ha svelato il finale degli Avengers. Quindi questo tipo di lavoro, anche secondo me, è un lavoro che i nostri attori sono perfettamente in grado di reggere, che in passato è stato fatto più volte e che valorizza e rende credibile, paradossalmente. È chiaro che anche questa è una scommessa, perché se uno parte dal fatto che vuol vedere la crudità della vita e anche gli attori esattamente così come sono, magari questo non è il suo film. Ma se si vuole, come dire, accettare questo tipo di passo, questo tipo di messa in scena, allora forse anche in questo senso si può dire che è un film inconsueto per il panorama. Che ti è piaciuto il film, Marco? Sì, molto, ma quello che io trovo molto interessante è anche il tentativo di portare, cioè quello che diceva Paolo Del Broppo, che ovviamente è un'ambizione di tutte le industrie, di far vedere che noi sappiamo fare tante cose nell'industria italiana. Non è necessario per fare solo le commedie o solo le diversificazioni. Prego, Paolo Del Broppo, che dice qualcosa. Posso aggiungere una cosa? In realtà, devo dire, questi attori, ci sono altri naturalmente, in realtà non sono tre, sono quattro, perché dobbiamo dire che Calingella ha fatto l'attore anche, questo non so se adesso lo dico qui pubblicamente, quindi qui abbiamo quattro attori qui. Parteciperà a tutte le proiezioni in zona? Assolutamente. No, e poi, io devo finire seriamente e meno seriamente la seconda parte. No, intanto mi complimento perché vedete hanno delle interpretazioni fantastiche, diretti chiaramente molto bene, perché gli attori vanno diretti. Però, plasticamente, questi tre attori potrebbero veramente fare gli Avengers. No, non so, sono scherzati. Lui è Thor, è uguale. Soprattutto nell'ultima versione di Riccardo è Iron Man, assolutamente, molto meglio. E poi, scusate, però qui voglio l'applauso. Vogliamo mettere Scarlett Johansson e Antonio Gerini? Ma non c'è partita. Anche perché lei può fare tranquillamente l'ambiente Avengers, ma la Johansson che fa il giudice, che scuote con la voce rotta, Scamaccio non lo sa fare. Beh, allora sono ufficialmente candidato per il remake italiano, prodotto da Re Cinema, quindi mi spiace per il cast, vabbè, ci sono altri ruoli, quindi chi vedrà questa conferenza stampa in streaming non dovrà temere, ci sono altri personaggi. Poi nel film sono alla fine sono 8.000, quindi alla fine possiamo accontentare tutti. Per concludere però vorrei chiedere a Riccardo, è un uomo tormentato, è un po' di anni che ti vediamo un personaggio così tormentato. Qua si dice spesso che gli attori portino a casa il proprio lavoro, ma in realtà è vero, cioè il fatto che tu hai infilato una serie di ruoli molto complessi, penso a Euforia di Valerio Regolino, che è un ruolo bellissimo, un film importantissimo. Dove tra l'altro ti fai carico delle pene altrui, ecco, c'è qualcosa che ti lasciano questi personaggi in particolare? Ma evidentemente diciamo l'attitudine naturale all'inquietudine. Poi penso che sì, c'è qualcosa che mi lasciano questi personaggi, sicuramente. Ecco, è interessante il mestiere dell'attore perché
attraverso i personaggi uno impara a conoscere un po' meglio se stesso. E questa è una frase fatta, che però in realtà è veramente così. Per cui è terapeutico, diciamo, anche se insomma, questo lo facciamo tutti al di là, anche quelli che non fanno attori, ogni giorno ci capitano delle cose che ci fanno riflettere, farci le domande. Noi lo facciamo di mestiere. E il fatto che abbia interpretato vari personaggi così tormentati, mi piace, mi piace. Perché i personaggi di euforia, i personaggi tormentati sono comunque, ecco, più tridimensionali, nel senso che chiaramente in cinema di intrattenimento si tende a bidimensionare i personaggi, l'eroe senza macchia e senza peccato. Ma che ne so, magari il prossimo film che faccio sarà una commedia leggera. Anche per variare, penso, una varietà del cinema è molto importante.